tutti riuniti in piazza Padre Arturo Donofrio, perché come ogni anno diciamo, da inizio ai festeggiamenti quest'anno 2022, ho dato diverso della persona del presidente Pascolo Raffaele, a cui va il nostro applauso, il nostro ringraziamento, affinché la festa sia gradevole a quanti verranno a visitarla e ai viscianesi che praticamente la visiteranno giorno dopo giorno. Noi come ogni anno facciamo sempre la benedizione del carro e quindi abbiamo qua il parroco, padre Domenico Lamanna, a cui do il microfono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per la benedizione di questo carro votivo in onore della Beata Vergine Maria Santissima, Consolatrice del Carpinello, che aprirà i solenni festeggiamenti patronali. Anche la musica e il canto tendono allo scopo primario di dare gloria a Dio e di santificare gli uomini. Obbediente alla parola del Salvatore, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sii benedetto, Signore Dio nostro, bellezza antica e sempre nuova, che governi il mondo con la tua sapienza e con la tua bontà lo rivesti di splendida luce. A te cantano i cori degli angeli, sempre pronti ad ogni tuo cenno. A te inneggiano gli astri del cielo, nel ritmo costante del cosmo. Te santo proclama l'assemblea dei redenti e con il cuore, la voce e la vita celebra la gloria del tuo nome. Anche noi, tuo popolo, di Visciano, radunato nella festa della Beata Vergine Maria Santissima, Consolatrice del Carpinello, ci uniamo al canto universale, magnificando con la Vergine Maria i prodigi del tuo amore. Concedi la tua benedizione a tutti gli interpreti e cantori della tua lode e a questo carro votivo, perché accompagnati dai suoi canti possiamo associarci alla liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave Maria, piena di Nostra Signora Consolatrice del Carpinello, e viva Maria! La benedizione più speciale così da noi, che ci vuole pure ci stessa. Ok, grazie. Intanto il Comitato Feste porge i dovuti omaggi alla tomba di Padre Arturo con un bouquet di fiori. A depositarlo sulla tomba e lo accompagniamo con un applauso a tutti nella finta. Dentro, esatto, appoggiato a terra, poi ti assistiamo. Ecco, un bel applauso al Comitato Festa. Uomo, colui che ha portato Visciano nel mondo, colui che ha assistito migliaia e migliaia di ragazzi, bambini disabili, bambini con problemi, bambini drogati in tutto il mondo, Colombia, Guatemala, Perù, Timor-Est. Diciamo che quando Padre Arturo si recava in queste nazioni c'erano i capi di Stato a andarlo a ricevere all'aeroporto, e quindi Padre Arturo è stato uno che ha fatto tanto e continua a fare tanto anche da lassù. Perciò stasera, come vedete, il carro è intitolato a quelle persone che o per Covid o per patologie diverse stasera non sono più qui con noi. E a loro va un forte, forte applauso a tutti noi.
cappella, cum non per sta festa, ma venga a breve. E adesso tutti quanti da lassù ci stanno guardando e ascoltano le canzoni, che poi non sono canzoni, ma sono preghiere che il popolo di Visciano e i cantori di Visciano dedicano alla nostra Madonna Maria Santissima, Consolatrice del Carpinello. Grazie e vi auguro una buona serata. Intanto vorrei salutare l'orchestra Minale con un grande applauso, ormai conosciamo, vogliamoci, vengono qui a Visciano per accompagnarci in queste preghiere cantate. A questo punto noi iniziamo con Vittorino, il carro, e quindi ecco qua. Dicevo, siccome inizia Vittorino, il perché è praticamente la canzone dedicata a Padre Arturo, che è Non ci scorda a vedere, quindi per tutte le persone, come dicevo prima, scomparse o a causa Covid o per altre patologie, quindi stasera non sono qui con noi, ma comunque noi questa sera è dedicata a loro e li vogliamo ricordare con queste canzoni che stasera ascolterete qui in piazza Padre Arturo D'Onofrio e poi in piazza Marcellotti. Adesso un attimo di prova degli strumenti a corda, no? Va bene così? Ok, Vittorino, ti do il microfono. Ah, pardon. Nel frattempo che Vittorino canta la canzone, si abbasserà il quadro di Padre Arturo D'Onofrio piano piano. Agenda Padre Arturo.
non mi ferma. Non c'è scusa, me devo star sicuro. Un uomo tuo non si può scusare. Mistero un paese sconosciuto. Si è fatto un paese novità. E additarlo a esempio di vita sacerdotale e missionaria. Infine, per sua intercessione, ti chiediamo questa grazia di cui abbiamo tanto bisogno, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Servo di Dio, Padre Arturo D'Onofrio, e viva Padre Arturo. Andiamo ad iniziare con il carro votivo 2022, eccoci qua. Bene, buonasera a tutti quanti voi, benvenuti qui a Bisciano per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima, consolatrice del Carpinello 2022. Finalmente
fatevi un applauso perché siete veramente molto belli, quindi la gioia di vedervi così numerosi ci riempie il cuore, quindi la speranza affinché questo maledetto Covid riesca ad estinguersi e quindi possiamo ritornare alla nostra quotidianità di quello che facciamo tutti i giorni. Dovete sapere che il carro, per quanti di voi vengono da fuori e non capiscono il perché di questo carro che si muove per Visciano con queste canzoni non conosciute ma sono preghiere, ci tengo a sottolineare. Dovete sapere che nel lontano 1930-31 a Visciano ci fu un terribile terremoto e in quell'occasione, nella Plaga Nolana, ci furono vittime. Per grazie della Madonna Visciano non ci furono vittime, solo qualche danno alle costruzioni, alle case, e quindi noi da allora, dal 1930-2022, facciamo questo carro. Prima era un carro allegorico, poi pian piano si è trasformato in carro votivo. Quindi ogni anno noi ci troviamo qui sotto il cappino tutti quanti gli amici di Visciano e non, per ringraziare la Madonna dello scampato pericolo e di proteggerci sempre, anno dopo anno, per tutto quello che può succedere nel mondo, e quindi la Madonna col suo manto ci riesce sempre a tenere lontani da tante disgrazie, da tante pandemie. Anche a Visciano ci sono state molte vittime riguardando appunto la pandemia, ma comunque dobbiamo solamente dire grazie Madonna e continua a preservarci per quello che sarà il nostro cammino in futuro. Perciò un applauso che possa arrivare fin sul cielo, lo possono ascoltare anche gli amici che stasera non sono più presenti con noi. Bene, detto ciò, dobbiamo ringraziare come sempre la gentile famiglia Ferrante per l'allestimento del carro votivo che ogni anno con amici che insomma si mettono all'opera e danno una mano per abbellire questo carro così votivo, e quindi a loro va il nostro ringraziamento, a Felice che fa diciamo la scenografia e che ogni anno dà un tema a quello che è diciamo il carro ogni anno diverso. Quest'anno è appunto dedicato ai nostri amici scomparsi per la pandemia o per patologie diverse. Quindi a questo punto io direi di aver ringraziato tutti, no, anzi vorrei ringraziare qui i quanti praticamente permettono ai nostri amici che vivono all'estero, che vivono in Alta Italia, insomma al nord, che possono seguirci attraverso i canali digitali di Facebook e quanto altro. Grazie all'amico Salvatore Montanaro che insomma è lì presente, facciamogli un bel applauso perché in effetti è sempre disponibile, sempre a disposizione. Poi abbiamo i due canali televisivi, Visciano TV di Antonio, poi Visciano Più di Dario, che pure lo vedevo qua in piazza, quindi a loro anche un bel applauso, un grande applauso, che permettono tutti quanti di venire questa serata e anche di registrarla e tenerla per loro e di essere più vicini appunto a Visciano. Bene, abbiamo iniziato con Vittorino, adesso è la volta di Iovino Mario che ci farà ascoltare due canzoni, Prima la Sasta Terra del 1979 di Raffaele Montella. Prima la sassa bella e ricca terra volesse salutare tutte quante, a Madonna diva così, taccia la sava che ha già morì, non chiagna la paese
alle tipiche feste che facevano in quell'anno. C'era un ragazzo, un giovane che per la prima volta si affacciava a fare una cosa così grande, quindi una festa che insomma all'epoca costò svariati milioni. Quindi da allora i giovani insomma hanno preso piede a fare anche loro le feste, e questo grazie appunto all'incipit del signor Saverio. Il brano è "A novità è sta festa". Prego Mario.
quest'ora si canta questa festa, la canzoncella sta Madonna nostra, una carra preparata così bella, a tutto quanto venono a vedere, noi chiari e la caglia niente di. Vieni a visciare, vieni a vedere sta festa, si dice che la cosa è novità, per l'aria non profuma così fine, si sente già dimmi a cominciare, ora che stanno ma voglio vedere. Mario Iovino, quindi lo ritroveremo dopo in piazza, ed è la volta di La Manna Domenico, che ci fa ascoltare un brano del 63 di Raffaele Montetto. Il brano è Un Carro da Madonna. Ecco, ci vogliamo. Ecco qua, piano piano. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dopo, allora. Massa Maremu, siamo pronti? Tutto a posto?
carro senza lei non è carro, quindi ecco qua. Gallina Vecchia fa buon brodo sempre. La gente ben disposta. Forza, ok.
a posto. Quindi noi ogni anno, dicevo, veniamo a trovare la Madonna, perché giustamente per cautelarci e per stare tranquilli siamo qua. Adesso è la volta di Anna Maria Delia. Poi avremo anche il momento delle poesie e avremo anche un momento particolare per dare delle targhe ricordo a persone che non ci sono più e che comunque hanno sempre dato una mano al carro durante gli anni. Ecco qua. Riusciamo? Piano piano, Anna Maria. Ecco qua, a posto. Ce l'abbiamo fatta. Allora, Anna Maria ci farà ascoltare quattro canzoni. La prima è Do in Chiesa di Raffaele Montella del 71, sempre di Montella, Non è suona. Poi A Doi Voce di Raffaele Montella e poi una canzone del professore Meo, iniziata da Montella ma conclusa dal professore Meo, A Festo Carpinello. Ok? Buonasera a tutti. Grazie al Comitato Festa per l'invito anche quest'anno e buona festa a tutti. Oh, so honest.
la Madonna bruna. Non quadra chi ne sciura. Oh,
moschia riorna, mora nel cielo stella, se scendo mora, se vede nebri in mare, e sta allumata. La torna sta malata.
Grazie. Adesso vi accompagna Sor Concetta, che a quanto vedo ha portato anche la sua clac, le consorelle sul santuario. Loro ci seguono già da un po' di anni, professore. Che faranno? No, non lo so, ma stasera ne vedo qualcuna in più, quindi alzatevi consorelle, facciamo un applauso a e sono Concetta. Anche di diversi continenti, quindi veramente è importante la presenza dell'America Latina, India, Guatemala, Colombia, eccetera, eccetera. Ecco qua, c'è l'altro microfono. Allora, Anna Maria Sur Concetta ci canterà la canzone A Doi Voce, Felicia Montella, e come sapete il Comitato Festa dell'anno prossimo 2023. Pronte? Ok, andiamo. Yeah.
bello, molto emozionante, quindi sorelle, todo bien, ok? A posto, va bene. Allora, suor Concetta, lei dal prossimo anno farà parte fissa del cast dei cantori, quindi non può esimersi, e questo è un sì, va bene, ok. Adesso ci faranno ascoltare Villaggio e Ruth Fariel, la canzone dedicata a quando c'erano i ragazzi qui a Visciano. Questo canto io lo cantavo spesso a Padre Arturo quando veniva da noi al villaggio. Esatto. E purtroppo quando glielo cantavo, voi sapete che Padre Arturo è stato sempre una persona umilissima, faceva così con me. No, no, che non dovevo cantarmi, io cantavo lo stesso, per cui alla fine mi dava la soluzione e finì. Sola, ha già salvato.
Allora, non Concetta, ci vediamo l'anno prossimo, vero? Con l'aiuto di Dio. Promesso? Ok, promesso. Allora. Se sono ancora qui, certo. Se sono in missione, prego dalle missioni. Vabbè, facciamo il collegamento con la missione, quindi indifferita canterà, va bene. Adesso è la volta di Raffaella De Simone, che ci canterà sulle canzoni di una è di Montella e l'altra è di Antonio Foglia, Fede Popolo di Raffaele Montella e Battista la Madonna di Antonio Foglia. Abbiamo messo la scaletta anche per non farvi sentire in ettima di farcela anno dopo anno, e quindi questa è la prova di capacità di adattarsi. Ecco qua, buonasera signora, benvenuta a Pisciano, ben ritrovata. Sì, sì. Sì. Ah. Buonasera, buonasera a tutti, grazie sempre per l'accoglienza, sempre molto calorosa, è sempre un'ansia. Quest'anno siamo ritornati come tanto tempo fa, questa cosa ci fa molto piacere e quindi è bello ritrovarsi tutti insieme in una piazza così bella e per me è veramente un bel ricordo, lo porto sempre nel cuore ogni volta che vengo qui a Visciano. Quindi parlavo con la mia collega Marilena e ho detto io qua vengo dall'85 però ogni anno è sempre la stessa storia, cioè c'è proprio un'emozione grandissima, forse perché sentiamo veramente l'affetto e l'amore che voi provate per questa festa, quindi non è da tutti, per cui io vi chiederei un applauso, fatevelo per voi perché siete un popolo eccezionale, veramente. Oggi fanno una festa tanta bella, yamma vre. Sanghimma tutte e tre a sta montagnella, yamma trova madonna carpeniella, yamma vre. Ogni mese mi arrivata, prossima di la chiesa, vista madonna. Ma chi c'ho da? Sui punti che a su popolo che a niente lo va a portare. Quanto si bella tu, madonna mia, quando in processione mi sa via, ti fai guardare. Poi ne siamo arrivate, tra simma di da chiesa, vista madonna che Madonna voglio sta sempre insieme a te. Accosta una Madonna sul balcone, dimma perché la mamma dai un abbraccio, un guaglione, guarda là e guarda là.
e su preghiere e salendo su Calvario, modo vengono a pregare. Sento da sta preghiere vicino, cambò base c'è chi anni e fu attente, noi ho dopo un tamo braccia, braccia di stasera presente proprio. Prego. Buonasera a tutti. Una cosa, voglio fare complimenti al Comitato Festa e per la pazienza che abbiamo avuto fino adesso per fare questa bella festa. Grazie. Io vorrei ricordare l'autore di questo fatto, che è Raffaello Montelli, e alcuni hanno conosciuto questo pensiero. L'ombra da festa. Cara Sirafele, tu resta di me una cosa, ho la speranza che tu mi senti, ma io sono sicuro che mi senti, perché lo diceva, ma non per sta festa, ma venga per te. E sicuramente stasera che l'ombra tua sta qua, niente a lui. Quello che voleva ti mandare, mo che stai da coppa, sicuramente tua vira per un nuovo arpeniente, e se è possibile,
una vista per qua e far nascere un altro figlio come te. Perché tu diceva, non piangere paese, se perde un altro figlio tu. E invece sto paese piange, e come piange. Ci mancano tante che le parole che le note, ma ci facevano consolare, a sera lo sanno della festa, può pubare. Perciò, mi raccomando, non ti scordare. Prega Madonna se ci fa sto piacere. Grazie, zia Fè. E questa si intitola Sciana sorgente finita. Tanta volta pensava, chissà, per ne sarà questa festa. E sta fede per Madonna dove arriva. Chissà se sta gioventù che avviene porterà innanzi questa bella tradizione. Chissà si pregheranno ancora in da chiesa la Madonna con la padratura e ciambarotta. Ma vedendo a sto comitato fatti tanta giura, la commozione gioia dentro cuore mi facevano quasi caldo. Con fede e emozione portavano la cassetta a mano la Madonna da tutte via in casa di sto paese. Non sentiva la stanchezza e ne fermava la mano con paura di miseruglia. Allora, o cuor mio, tutto contento mi diceva, la vista che bellezza, guarda sti giorni, fanno ancora sta festa con fede e con passione. Perciò, non ti preoccupare, perché Visciana è una sorgente fede e non si secca mai. Sai come sarà contenta, padre Arturo, guardando sta gioventù, tiene fede alla Madonna. Gli rispondette, siente cuore mio, che le urne che ci chiamano a sta terra, potremmo stare tranquilli, perché siamo sicuri che sta sorgente non si può fermare. Essa nasce a una falda inesauribile, la Madonna dove arpiniente. E poi, chi si può scordare che il lupreo che ci portava sempre a bevere a questa sorgente, come solisse sapeva fare, la corona a mano e il labbro che non si fermavano mai, pregava Madonna con un fanno verbale missionario. E sono sicuro che pure mo, alla coppa, ci sta guardando e ci sta dicendo, pregate, come io faccio fatta sempre pregare, solamente perché non mi vedete, voi credete che io non lo penso più, io sto sempre a mia zapuglia, l'ombra mia vi accompagnerà per tutta la vita. E la preghiera mia per Madonna, sapete qual è? Caso gente fede e sto paese continua a scorrere ancora più forte e fresca per tutte le generazioni che vengono appresse. Grazie padre Arturo, sei un vero santo. Bene, adesso mi sposto, vado vicino ad un signore, come stiamo ai microfoni, va bene qua, se viene un altro dopo, ecco qua, a posto. Allora, qua abbiamo il signor Vincenzo Paresce, giusto? Che viene da Massa Carrara, non parlo, quindi. Un po' più là? Venite un po' più qua. Allora, forse è meglio di qua. Ecco qua. Ci tiene ad essere presente questa sera. È un devoto affezionato della Madonna, non sono vicino di Campinello, quindi ogni anno, quando non può, ce le manda le poesie, ma oggi, stasera lei è qua, quindi speriamo che anche l'anno prossimo ci sarà, e per altri 100 anni ancora. Prego. Innanzitutto voglio ringraziare il comitato che ha fatto sì che l'anno scorso mi ha fatto pervenire fino a casa, a Massa, una targa di riconoscimento per la mia collaborazione degli anni addietro. Grazie. L'anno scorso questa poesia l'avevo scritta che volevo fare una canzone per la Madonna. Poi la festa fu rinviata e l'ho tramutata in poesia. Poi il titolo è Io ho cuore padre. Madonna mia più grande, o sai che dai sempre, perché che tu fai per i figli tu ci regala affetto e umanità, danni a noi tanta felicità, chi sei l'amore eterno
che non si può ascoltare. Ma non la vedo mia, non la mia. Tu ci proteggi questo bello mattino. Tu ci regala sempre tanto amore. Che si vede, non tanto tesoro. Brignate il tuo cuore per la tua umanità. Ma non la mia, non si può piangerlo. Santissima Maria Consolatrice, perdona a tutti questi peccatrici. E fino ad ogni, già si sono contenti. Noi come te, adesso mi cura la vita. Tu, donici a noi tanta felicità. Fallo tra, fino all'eternità. Sì, tu sono stato lontano, la colpa non è stata mia. Ma è stata questa brutta pandemia. Poi tempo è passato e mi sono capito che non posso più viaggiare per la mia tua. Finché mi fai campare, la mia devozione per te non si può cagnare. Pure se io non so che tu ti sia vicino, con cara mia e non applicare, mi è andata tanto lontana e tu sai o perché, perché ho cara mia, ma c'è pure perché. La seconda è un pochino da sul personale, dedicato alla Madonna e a tutto il popolo di Viciano. Il titolo è L'ultimo saluto. Dolce Madonna del Carpinello, Madre Vergine Maria, ormai è giunta l'ora di andarmene via da questo mondo ingrato, dove per lungo tempo ho amato e perdonato. Tu mi hai sorellato, tu che lungo i passi del mio cammino mi sei sempre stata vicino, dandomi quel piacere e poter goderti tale onore del tuo offerto e amore. Nei momenti più brutti della vita mi hai regalato tanta gioia infinita. Mi hai adorata consolatrice, per tutta la vita mi hai reso felice, ma adesso la mia felicità è passata, perché il mio amore da te l'hai chiamato. Felice sono per lei, il mio durato fiore, lei che per tutta la vita mi ha dato il suo cuore. Spero che un giorno, in quel mondo migliore, poterla riabbracciare e poter per sempre tanto, tanto amare. Ti sono stato lontano, Madonna mia, per colpa della pandemia. Adesso il Signore mi ha dato quel vigore per poter ritornare e poter salutare con quell'affetto e amore umano te e tutto il popolo di Viciano. Ti saluto con affetto e amore, ringraziando il Signore, sperando che un giorno di raggiungere il mio durato amore. Grazie. Ecco, il signor Panisci ha voluto dedicare questa poesia all'amore che è scomparsa recentemente, quindi si capiva bene anche, diciamo, l'impegno e l'emozione con cui ha recitato la poesia. Questo mi fa onore di amarla ancora per sempre e di raggiungerla un giorno lassù. Grazie a lei per la sua presenza, l'aspettiamo di nuovo l'anno prossimo. Ok, buona salute e 100 anni ancora. Bene, a questo punto dobbiamo ringraziare una persona, visto che il carro è commemorazione dei defunti, non si poteva che non ricordare, chi di voi non lo ricorda, Simariani Viscidelli. Uno che praticamente era sempre presente con tutto e con tutti. Si dava da fare, organizzazione, volontariato, quello che c'era da fare lui partiva e andava. Quindi stasera io ho visto qua c'era il nipote, il giovane Foglia, Pellegrino, eccolo qua, Pellegrino, che col nonno ha cresciuto, ha vissuto e quindi ne ha praticamente immagazzinato le abitudini, l'educazione, ma soprattutto il modo di vivere e di stare con gli altri, vero?
Buonasera a tutti voi, grazie al Comitato Festa, all'Associazione del Carro. Io sono il penultimo pronipote di Mariano Piscitelli, ho avuto l'onore e l'onere di vivere gli ultimi 20 anni dell'esistenza del nonno con lui. Vivere con lui ha significato raccogliere l'eredità di Pisciano, della sua storia, del santuario di Padre Arturo, che per noi è stato maestro di vita, data la loro differenza di età molto poca. Il nonno ha rappresentato per noi qualcosa di eccezionale, di inimitabile, e questo è il suo secondo anno, di agosto saranno 2 anni dalla sua scomparsa. Io sono certo che stasera lui, come tanti altri suoi compagni piscianesi, siano in qualche angolo di cielo a guardarci, a commuoversi per tutti quanti voi. Grazie dalla mia parte, se lui fosse stato qui vi avrebbe augurato di vivere tanto quanto lui e se non che anche molto più di lui. Grazie a nome mio, della famiglia Piscitelli e da parte del nonno. Ecco, il presidente Festa, la paglietta, quindi la leggiamo. Ecco qua, Comitato Festa 2020, Maria Santissima Consolatrice del Cappinello Pisciano, l'Associazione Popolare Il Carro, in memoria del signor Mariano Piscitelli per l'impegno e la dedizione profusi nei comitati di festa piscianese. Volontario e instancabile, sempre pronto ed attento al coordinamento delle bande musicali. Benedetto Ricordo, direttore artistico dello Sgabbato, Associazione Il Carro, il presidente Raffaele Mascolo. Grazie a te. Adesso do la parola al presidente che deve aggiungere poche cose. Ed è giusto che sia anche lui l'artefice di questa serata. No, non mi dilungo come ieri sera, buonasera a tutti. No, l'unica cosa che, come già ricordato il professore, volevamo il carro quest'anno è stato dedicato a tutte le persone scomparse, perché io penso che la persona scompare fisicamente, però fin quando è nel cuore di ognuno di noi è sempre vivo e quindi è sempre con noi. E questo è dedicato a tutte le persone scomparse, ma non queste a destra non è con noi, loro sono con noi, sono i nostri cuori. Poi volevo ringraziare ieri sera nella confusione, no, sto andando oramai 3 anni di video, andiamo così. E niente, abbraccia, sì. Ieri sera non è che ho dimenticato, è stato fatto quasi apposta, il ringraziamento a una persona a cui tengo tanto, che è il mio padrino, Raffaele Devina, perché praticamente in questi 3 anni, in questi lunghi periodi, è stata una persona a me molto vicina, con telefonate, con lunghe parlate, quindi tanti consigli. Quindi ecco, volevo fare un ringraziamento personale al mio padrino, Raffaele Devina. Va alla famiglia Ferrari, come il prof già ha detto, per l'allestimento del carro, per tutto quello che loro fanno per il carro. Volevo ecco, avere la presenza almeno di uno della famiglia Ferrari, o Felice o Carlo. Dov'è il carro? È lì, dai. Un ringraziamento da parte del comitato a Felice che ogni anno, diciamo, ci regala queste immagini stupende con tanta dedizione e amore soprattutto verso il carro. E quindi lascio a te la parola. Eh no, 2 parole, dai, solo 2. Guarda pure io oramai. Mi esprimo solo attraverso l'immagine, quindi. Vabbè, l'accettiamo prof, l'accettiamo. Ok, do la parola al professore. E niente, di nuovo tanti grandi ringraziamenti da parte del Comitato Festa. Allora, quello da aggiungere a tutto questo, la ciliegina che praticamente chiediamo a tutti i piscianesi, la collaborazione affinché la festa può riuscire in modo bellissimo e che sia praticamente un inizio alla grande per gli altri che verranno a seguire negli anni addietro. Complimenti a un cuore. Bene, adesso continuiamo con il carro. Io provo a salire, ecco qua. A posto, ce l'abbiamo fatta,
ecco qua. Come dicevo, questo anno dopo anno è una prova anche di abilità. Farci sentire con l'età andata, allora ci sentiamo ancora giovani, ce l'abbiamo fatta, quindi. Allora, adesso è la volta di Vittorino, vero? Ti aspettiamo, vieni. Vabbè, tu sei giovane, riesci a... a posto, vai. Ok, ti lascio il microfono. Qualche anno farò più giovane. Normale. Allora, se posso... prossimo brano, professore, se ricordo bene, è il nuovo. Due anni sono passati e ci tenevo a ringraziare innanzitutto gli autori, che sono Carifi Alfonso, a cui un grande applauso, e il presidente del Comitato Festa, Raffaele Maschio, e poi anche il maestro Minato, che l'ha arrangiata molto bene, veramente una bella canzone. Voglio ringraziare il Comitato, perché Comitato Festa 2020-2022, perché in questi tre anni ha comunque portato avanti il carro, anche nei due anni precedenti, in modo diverso, ma comunque il carro c'è stato anche negli anni scorsi, e quindi anche questa è stata una bella cosa. E poi lo ringrazio personalmente per avermi affidato questo compito, questo onore, per questo brano che secondo me è molto bello, con un testo, se posso dirlo un attimo, una prefazione ricco di amore e di significato. Me ne sono innamorato subito, devo essere onesto, perché parlo un po' della storia di questi ultimi due anni di pandemia, della storia del paese, e quindi di come si è svolta un po' la festa, diciamo, nelle piccole cose che sono state fatte. E poi parla anche, se posso permettermi, della storia del presidente e quindi del suo voto. E facciamo un applauso alla Madonna, e poi lo capirete attraverso il brano che ascolteremo. Non dico nulla, buon ascolto. Volevo aggiungere un'ultima cosa, Vittorino, se, sì, mi permetti, se mi permettono gli amici qui in piazza. Visto che stavi parlando di storia, di ricordi, eccetera, ci sta un nostro compaesano, il signor Ariosto Prudenziano, che ha scritto un libro ed è uscito in questi giorni, ed è storia, ricordi, frammenti, praticamente parla un po' di tutto quello che è successo dal 1500 ad oggi a Pisciano, quindi con aneddoti, con ricordi, con storia. È un libro molto bello, se ovviamente qualcuno di voi è interessato lo può ritirare presso la sala dei ricordi delle suore, oppure presso la cartolibreria di Raffaele Buonacura. È un, diciamo, un libro che va letto, consultato, e che praticamente ci fa ricordare le cose che sono successe un po' qui a Pisciano. Ok? A te la parola. A storia e nominatela. No, due anni sono passati. Due anni sono passati. Casa vuota e avanzata, lo brutto male che tutto fa cagnare. Se cantano rinda a chiesa sti canzoni, è mongo pangare, come per tradizione. S'aspetta rinda e riga sta bandiera, pure se non è questo cuore spera. Goppa nutricicla, che vera l'arriva, sul tanto una preghiera, non te vuole toccare, e resta pria sullo suo quadro maculato, e resta a guardare sullo suo tempo che ha passato, e resta a pensare. Sono finalmente sti campane e uscire su colore, caruccio di mortale, bande illumate, pa festa ritrovata, tinta chieso ma ste vesta denunciata, prega madonnella, con l'orge un fusegliante, ovuta era mamma.
17 land. Sono passata di Carifi e Mascolo per le musiche di Raffaele Milano. Adesso è la volta del brano di Felice Ferrante, Grazie Bandiera. Questo si può dedicare ovviamente a Felice per il contributo che dà ogni anno, ma a tutta la famiglia Ferrante. A tutti i lavoranti del campo. Sono anche qui onorato perché Felice fece espressa richiesta. Non capisco, vabbè, comunque ringrazio. Ah, ok, tutti, a tutti quanti. No, non ai viventi. Presenti e non presenti. Presenti e non presenti. Okay. Tutti. Tutti. A tutti. Tanta stella brillante, chi suoi cimieri gine lacrime, nanza bandiera duccia, e come spatta su cuore ambietta a me, quando svera ne va sangue si vuoi bianca vestuta e una fascia rossa, che vi riscalza appresa sta bandiera. Grazie a te è ritornata gioia a casa mia, chissà chi stanno, chi vive sta bandiera tutta rossa, a donne e zesvera fiorelle, da madonna il nostro corpo niente, e mo che sta bandiera sviata, io so contento. Tanto lontano comune, papi se tutte riscianisi, l'appuntamento sotto a sardiella, tornate insieme a voi e aspettiamo, che all'improvviso una voce dice, a Madonna, e una marcetta le va a quando sono. Grazie a te è ritornata gioia a casa mia, chissà chi stanno, chi via sta bandiera tutta rossa, a donne e zesvera fiorelle, da madonna del nostro carpiniello, e mo che sta bandiera sviata, i so contenta mo.
lasciarci. Bravo. Ti tocca un altro brano, la sera è una festa, si fa su, la facciamo là, si fa lì. Ok, no, dicevo, la facciamo là dopo, non ti dimenticare, non andare via. Quindi adesso è la volta di Marilena, la accogliamo con un forte applauso, anche lei in bella ritornata, anno dopo anno, è un appuntamento a cui nessuno può mancare, perché la Madonna ci tiene e ci aspetta ogni anno, quindi per rinnovare l'atto di fede e di amore che abbiamo nei suoi confronti. Marilena ci proporrà un altro brano nuovo, un brano scritto da Gianni Ferrante, da Raffaele Mascolo, per la musica del maestro Raffaele Minare. Il brano si chiama A Storia in un Miracolo ed è la canzone nuova, la seconda canzone nuova di quest'anno. Buonasera a lei, signora Marilena, e bentornata. Buonasera, buonasera a tutti, grazie sempre per l'invito rinnovato ogni anno. Volevo salutare tutto il popolo di Visciano, salutare naturalmente il nostro amico, posso dire, Mimmo, e naturalmente l'orchestra. Facciamo un applauso all'orchestra Minare. E questa è la canzone, l'altra canzone nuova di quest'anno. Quest'anno bis, due canzoni.
Madonna, do Garbriella. Che ha cantato prima, poi io dovevo provare questa e altre canzoni, ho capito un po' la situazione, saluto il presidente, facciamo un applauso al presidente della festa, mi hanno raccontato un po' questa storia così per sommi capi e quindi mi ero proprio ripromessa di conoscere la persona che aveva ispirato questi testi, cioè la mamma del presidente, e la sorella me l'ha indicata, è la signora vestita di giallo. Buonasera signora, auguri, buona salute. E se siamo qua, siamo tutti un po' anche, diciamo, motivati e emozionati anche per lei, quindi auguri veramente di cuore. Naturalmente l'augurio a tutte le persone che vivono un momento particolare, un momento difficile. Insomma, dobbiamo avere fede, dobbiamo sperare che tutto possa andare meglio. Grazie. Adesso a contempiamo la signora Gianna, vero? A Speranza e Nurimada. Eccola qua. Io dovrei amare un'ella
chiesa. Marietta la vecchia, cagliagnera. Fortemente, che sia a breve, insomma, tra di noi, perché gli vogliamo un mondo di bene. Bene, tanti tanti auguroni al signor Emilio Castaldo, e quindi gli dedichiamo la sua canzone Fede Contadina. Ricordo che lo vintero io gusto,
triste nell'aria, tristo suono della banda, tutto andrò a scuola la Giovanna, un grande presso e tre in la chiesa, a ricordare amare la Madonna, mentre la soia accarezza la cascetta, l'occhio in fusa a gioia rintocò. Grazie a te, che compatisci a passi,
grazie a te. Ecco qua, i microfoni arrivano. Vi ricordo che l'allestimento del carro, il camion, è stato messo a disposizione da Peppino, a cui va il nostro grazie anche l'anno prossimo. Peppino, abbiamo quasi finito, Peppino, quindi puoi già riscaldare i motori per poi portarci nel corso dove faremo la calata del Panariello. Quindi ci sarà la canzone, la festa, la sera la festa, e poi dopo ci sposteremo in piazzetta Delia per poi andare in piazza Santuario, in piazza Lancellotto. Prego. Allora, volevo giusto spiegare, prego, prego. Questa, allora, lei è Maria Seppe, facciamo un applauso a Maria. È una signorinella, conosco da un po' di anni, era più piccolina, e da quando l'ho conosciuta ha sempre espresso il desiderio di poter cantare una volta una canzone alla Madonna. Maria ha fatto una sorta di voto, diciamo, lei con la sua famiglia, e questa sera riusciamo a realizzare questo desiderio, che può sembrare un piccolo desiderio, ma è un grande desiderio, e questa sera si avvera. È molto emozionata, perché io sono la sua maestra di canto e cerco di aiutarla stasera, quindi stai tranquilla, la cantiamo insieme questa canzone, e ci resta la canzone, Maria Seppe.
contenta? Grazie. Allora, la signorina la vogliamo presentare, Marilena? Maria Sepe. Maria Sepe, ecco. Sì, sì. È di Visciano la signorina, è la figlia di Felice, quindi facciamogli un grande applauso a sta ragazza, veramente. È stata bravissima. Giuseppe. Brava, complimenti. Questo è l'inizio di una grande carriera, ce lo auguriamo. È importante, che i giovani, certo, si avvicinino al carro, se no non c'è tradizione, non c'è continuità. È importante che loro portino avanti questa tradizione, certo, perché certo. Se imparano loro le canzoni ci sarà sempre. I giovani, vedendo anche lei giovane, quindi. Io intanto procedo per il mio. Certo, faccia, con comodo. Grazie. Anche perché noi abbiamo finito qua in Piazza Santuario. Adesso Peppino, a cui va, facciamo un applauso a Peppino, il camionista, signori, eccolo qua, che va a riscaldare i cavalli e ci spostiamo e ci spostiamo qui sotto Panariello per fare un Panariello balcone. Vai a girare, ok, vai, io scendo.